Lorena Pasqualone, coordinatore provinciale UDC, innanzitutto inizia a delinearsi quello che può essere il quadro che tutti avevano già preconizzato, quello del ballottaggio tra Cialente e De Matteis. Ma mi sembra che si vada anche al di là delle previsioni, i dati sono comunque provvisori, però fanno pensare a un ballottaggio tra il sindaco uscente Massimo Cialente e Giorgio De Matteis, per cui da domani si potrebbe aprire uno scenario totalmente differente. Mi sembra che l'Aquila abbia dimostrato di volere il cambiamento, perché i dati veramente sono importanti in questo senso. Se provvisori, noi abbiamo dai nostri rappresentanti di lista su tutto il territorio dei dati che parlano anche di forbici differenti. In questo scenario la lista dell'UDC è quella che si sta, diciamo, distinguendo per il risultato positivo che si sta raggiungendo. Sì, noi siamo ben contenti di questo risultato che vedo crescere man mano che arrivano i dati. Devo dire che senza presunzioni noi sapevamo di fare un buon risultato, perché veramente la lista è costituita da persone che si sono distinte e che si distinguono nel territorio, per cui siamo felici del risultato che stiamo ottenendo e ecco, sicuramente aumenteremo quel 9,31%.